Ciao belli, mi viene da ride, io vi faccio vedere un orario. Sono le 4 del mattino, ma lasciate perdere. Guardate le coppe, 6240, ci dovrebbero mancare due partite. Vi chiedo subito un like, sarà un gameplay senza parole. Un like per un altro video con magari l'unboxing del baule magico più cassa dorata. Iscrivetevi, è fondamentale. Dobbiamo arrivare a 1,40, conto su di voi. Codice Crax alla fine del negozio. Vi saluto, andiamo a giocare. Vediamo quello che succede. Siamo ad un parziale 37-35. Però questa è una partita molto interessante, perché se riesco a vincere con uno che ha 20 coppe più di me, in teoria porterei a casa 31-32 coppe. Staremo a vedere. Rimango un attimo safe perché ho fatto tipo 2 o 3 match point per le 6 e 3. Ci sta il draghetto. Io vado a mettere un golem del ghiaccio per difenderlo. Moschettiere. Spero solo che non abbia l'ennesimo gran cavaliere. Potrebbe essere deck golem. Potrebbe essere deck golem, quindi io vado ad infierire sulla torre di sinistra. Tornado deck golem, ok. Ci sto dentro, lo conosciamo bene. È un deck che sappiamo amministrare, poi dipende sempre da come riesco a gestire la rotazione, eh. Ok, lui sta cercando di ciclare, io comincio a farmi strada sulla parte di destra. Vediamo se azzecco la giocata, oppure potrebbe avere... Per me è deck golem. E magari sta aspettando il per 2. Secondo me questo è un classic deck golem. Però la fulmine mi permette di andare a torre. Mini pecca che mi fa fare una hit e sono contento. Log a destra e scheletrini nel mid. Classic deck golem. Qui lui ha peccato d'avarizia. Consentitemi il termine. Però così è costretto a mettere o il Mega Sgherro o la Nightwitch sul domatore. Quindi il domatore due danni me li fa e siamo molto in vantaggio. Sul per due arriverà il golem e lì dovrò cambiare assolutamente lane. Se ci riesco siamo a cavallo, ma ho paura anche di ingenti danni pesanti da parte sua. Difesa avvenuta con successo. Attenzione ragazzi, si va in per due, quindi cominciamo a ciclare. Dovrò fare una super combo pushosa sulla parte destra. Lui mette... Non l'ho capita sinceramente, scusatemi. La Nightwitch è così al ponte, non l'ho capita. Questa non l'ho proprio capita. Allora ho sbagliato. Ho sbagliato, infierisco sulla torre di sinistra ormai. Quella Nightwitch mi ha totalmente mandato fuori fase, però riesco a fare una hit, forse due, mamma mia, godicchio. Aspettate, scheletrini tattici, potrebbe avere la tornado per pulire buona parte del push. Io qua posso anche ciclare un double cannon, anche se parliamo di una possibile... Scusate, raga, c'ho un capello fulmine, esatto, ma l'abbiamo comunque difesa, ok. Vado dei moschettiere, provo a mettere degli scheletrini, riesco a ciclare potenzialmente anche il golem del ghiaccio. E il nostro l'abbiamo potenzialmente fatto, giusto? Perfetto, siamo leggermente in vantaggio. Se lo mette un altro golem, vado col domatore, congelino. Mette il golem? Lo mette? Lo deve mettere per forza. Regà, fatta. Let's go. Dovrebbe essere win. Penso sia win, perché metto scheletrini. Tronchetto. Congelino. Non credo ci sia più il tempo per poter portare a casa una vittoria, giusto? Nel chilling più assoluto, la prima è andata. Sono molto contento. Lasciate like, iscrivetevi e campanella. Ci ha dato parecchie coppe, però ne mancano 29. Ora dipende tutto quanto dal prossimo player. Siamo ad un parziale di 38-35. Se mi dà un player a 70 coppe, volo. Non ci posso credere. Potrebbe essere un match point molto pulito. Log e scheletrini, io 500 di danni sulle torri, non me li prendo. Che tipo di deck può essere? Deck Gran Cavaliere con... Non mi dite il deck quello... Attenzione. Con le reclute. Allora, qui fa malissimo sicuramente, quindi devo fare una cosa di questo tipo. Scoppia tutto. Scheletrini, log e ce ne andiamo proprio puliti puliti. Ok. Poteva andare peggio sicuramente. C'ho il moschettiere, lo sfruttiamo per andare a torre. Deck comunque molto difficile perché ha un sacco di truppette. Io col domatore non mi trovo mai benissimo. Anche col moschettiere che fa il monodanno. Però il doppio danno poteva quasi arrivare. Grande lo switch, ma bravo il moschettiere a saper colpire al momento giusto. A me conviene qua far camminare. Aia, ragazzi. E mi tocca prendere danno. E se ne va a destra, grande giocata! Totalmente involontaria, però mi è riuscita. Il droppatore di palle esplosive si è fermato. La Sparky mi fa
assolutamente tanta paura, ma proprio tanta, tanta, tanta. Io non so come ciclare. Mi sa che tiro una fireball qui. Mi viene da tirare una fireball lì. Vediamo se il mio sesto senso funziona. Ovviamente qui avrò bisogno di scheletrini. Golemita del ghiaccio. Occhio a quella signorina lì. Vado di log. E abbiamo difeso. Quindi potrei andare di nuovo a torre. Però Grax, non parlare troppo forte, perché ancora è presto. Infatti immaginavo, con lo spiritello alleggerisco gli scheletri. Magari mi resta un po' di vita al moschettiere e lo costringo a mettere una carta in più. Esatto. Solo che lui c'ha gli spaccamuri. Devo prendere in considerazione la possibilità di cambiare lane. Questo lo fermo. Esattamente, andiamo sulla destra, via. Tanto lui ha solamente... Qui c'è una fireball like a home. Mazza che fireball di Grax. Si ristabiliscono gli equilibri. E soprattutto avrò bisogno di un super cannone per fermare. Di un super spiritello e un super log. Ho preso troppi danni forse per i miei gusti. Potevo gestirla molto meglio. Ok. Sparky sulla destra, quindi Grax sulla sinistra. Fireball in predict per prendere anche gli Zappis o qualsiasi cosa lui voglia mettere. Grande comeback e buono il moschettiere. Questo lo fermiamo così, questo lo fermiamo così. Non sto giocando per niente male. Il mio lo sto facendo. Moschettiere sulla parte sinistra. Golem del ghiaccio per andare a fermare il primo goblin. Log per pulire i goblin allo spawn. E ok. Dove mette la Sparky? Sinistra o destra? Fireball sulla sinistra. Andiamo con calma, non c'ho fretta. Ottima giocata. Sarebbe meraviglioso, sapete cosa fare? Eventualmente ciclare un altro log. Però non è detto che poi mi riesca la giocata. Io ci provo, raga, perché se riesco a chiapparci gli scheletrini. Mamma mia, ragazzi, what a giocata. Dagli che va giù anche la Sparky. Dagli che va giù anche la Sparky. Ok, sono danni buoni. Sparky che viene stracolpita. Ho paura della sua Sparky. Chilling, buona la difesa. Spero solo che non abbia roba del tipo... Aia, questa l'ho sbagliata, eh. Qui l'ho sbagliata, però posso cominciare a ciclare le fireball. Fireball 1 messa. Ok. E se non erro, potrei anche fare così. Fireball 2. Log. Ok. E occhio ai goblin. Ai goblin, 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 goblin. Non devo sbagliare i goblin. Perfetto. Questo è di pregevole. GG. Bravo lui, ragazzi. Bravo lui. Bel match. Ragazzuoli, io ci ho provato in tutti i modi. Vi mando un grande abbraccio, spero che vi siate divertiti con il match point di prima che ho sbagliato, lasciate perdere, è stata comunque una bella partita, ho fatto altre partite per provare a recuperare, ma guardate com'è finito il parziale da 38-35, siamo a 38-42, ho giocato 80 partite, siamo partiti a 6200, siamo a 6070. La cosa folle è che in queste 80 partite ho fatto tipo 4 match point per le 6-3, me li ha fatti perdere tutti e sono arrivato a 6299 citando Brawl Stars. Io vi chiedo un like, l'iscrizione alla campanella. Sicuramente arriveremo a 6300. È ancora troppo presto per me, devo migliorare tantissimo. Lo faremo in live, ma dipende da voi. Supportate Clash Royale. Vi mando un kiss. Buongiorno, perché sono praticamente le 4:30. Ciao.